Il coronavirus spaventa, ci spaventa tutti, ci sono tante domande, ci sono tante paure. L'unica possibilità che abbiamo è fidarci delle istituzioni e affidarci agli esperti. Per tutta la settimana abbiamo aperto i nostri telefoni alle vostre domande e qui a Tagadà sono arrivate le risposte degli esperti. Eccole. Antonietta dovrebbe chiamare da Roma. Pronto? Pronto? Sì, ben trovata. Pronto? Antonietta, noi la sentiamo. Benissimo, la ringrazio. Ben trovata, senta, faccia pure la sua domanda. La ringrazio, grazie per la sua cortesia. Volevo fare una domanda al professor Morrone. Professore, se uno fa un test sierologico e lo fa privatamente ma validato dalla regione, che cosa succede una volta che viene trovato positivo? Perché voi parlate sempre di fare il tampone, ma se uno non viene chiamato, che cosa deve fare? A chi deve rivolgersi? Perché a questo punto ci perdiamo così. Mi pare una domanda assai interessante che ci siamo posti più o meno tutti, professore. Prego la risposta. Ha ragione lei, signora. Una volta che comunque questo test sierologico venga effettuato in laboratorio privato, in laboratorio pubblico del Servizio Sanitario Regionale e dovesse risultare positivo, bisogna andare dal medico di famiglia e chiedere di poter eseguire il tampone. Il medico di famiglia ha l'autorevolezza e l'autorità di richiedere il tampone per i soggetti che fossero risultati positivi, dovunque e comunque lo abbia fatto. Al massimo gli si può chiedere di rifare il test, ma normalmente il medico di famiglia chiama la ASL, si fa un codice e si ottiene la possibilità di eseguire il tampone. Pronto, sì. Ben trovato, Gino. Sì, grazie. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie mille. So che ci chiama da Monreale, ho capito bene? Sì, da Monreale. Faccia pure la sua domanda per il professore. Ecco, una domanda al simpatico dottor Morrone. Alziamo l'audio però perché non lo sento più. Eccoci, prego. Volevo dire questo. Ho notato che negli ultimi giorni il numero dei guariti è aumentato. Il tema è che sia dovuto all'utilizzo di farmaci già esistenti che selezionati negli ultimi tempi abbiano dato risultati positivi, oppure al nostro sistema psicologico che per paura ha moltiplicato le difese immunitarie, o anche al virus che si è indebolito perché si è stancato di romperci le scatole. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, Gino. Tra l'altro, Gino, mi consente, professore, di togliermi un po' di curiosità, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, comunque anche nel fine settimana. Quindi andiamo con ordine. Dice Gino, mi pare che sia in aumento il numero dei pazienti guariti, delle persone che hanno incontrato il Covid e che sono guarite. E allora Gino fa una serie di ipotesi. Giusto. Ipotesi numero uno, i farmaci e la cura. Abbiamo individuato dei farmaci che, pur non essendo un farmaco specifico per il Covid, perché a quello non siamo arrivati, però abbiamo scoperto che danno dei migliori risultati rispetto ad un paio di mesi fa. Abbiamo dei farmaci più precisi che funzionano meglio? Prima domanda. Risposta. La seconda? La seconda è diventato più debole il virus, è mutato, non è mutato e si è indebolito. La terza ancora, la nostra risposta immunitaria è cambiata? Perfetto, perché le ho chiesto tutte e tre le domande? Perché vanno di pari passo. È ottima la domanda e la risposta. Cioè, da una parte abbiamo diagnosi precoci e quindi le abbiamo nella fase iniziale della sintomatologia. Abbiamo la possibilità di utilizzare un numero molto ampio di farmaci, alcuni autorizzati dagli enti ovviamente che autorizzino l'uso dei farmaci. Altri sono in fase di sperimentazione, ma i farmaci hanno avuto un grosso effetto di evitare che queste persone finissero in terapia intensiva e addirittura guariscono. Poi ovviamente c'è una difesa immunitaria di alcuni soggetti che è migliorata. Anche la stessa notizia che si sta guarendo è un elemento che migliora le difese immunitarie del soggetto.
Altro elemento ancora è che aspetti, sicuramente aspetti, il virus... perché la buona notizia no, che guarda, si sta guarda, guarendo ma è scientificamente dimostrato che trasmissioni come questa, la lettura del giornale, l'informazione corretta ai cittadini determina un miglioramento delle condizioni immunitarie. Perché la gente sa che ci sono nuove terapie, sa che c'è un clima migliore e di per sé c'è anche un aumento delle attività immunitarie. Questo mai è dimostrato. È come... Quindi c'è una risposta immunitaria, sì, esatto, che marcia... L'effetto psicoendocrinologico e psicoendocrino immunitario è fantastico da questo punto di vista. Tant'è vero che esiste l'antropologia medica che ci insegna... Pensa che cosa può la nostra mente, che... Alessio. Esatto, esatto, esattamente questo. Non si spiega perché alcuni con le stesse condizioni di età, di fisico, eccetera, rispondono benissimo alla stessa malattia e altri rispondono male. E poi c'è l'altro elemento. L'elemento virus. Il virus si è abbassato... Ma certamente nel momento in cui questa aggressività iniziale, per cui tutte le persone purtroppo andavano incontro alla morte, questo non accade più, perché il virus stesso, non è, il termine non è corretto, ha capito che se vuole sopravvivere non può uccidere più le persone. In questa maniera il virus si diffonde in maniera maggiore rispetto a prima, però è meno attivo. Quella famosa carica virale si è ridotta. Questa è anche la notizia buona per l'estate. Ma è una mutazione? No, in realtà la mutazione è un meccanismo più complesso. Certi frammenti modificano, però non c'è una vera... carica virale più bassa. Minore, più bassa, per cui... È come dire, come riesco io a contagiarmi semplicemente con lo starnuto? Noi abbiamo detto che le goccioline, io devo avere un rapporto ravvicinato con una persona ammalata, ma almeno per un certo periodo di tempo, almeno 15 minuti abbiamo detto. Se è inferiore, se ci sfioriamo, già vuol dire che quella carica virale non è sufficiente a contagiarmi. Se io ci metto anche una difesa immunitaria notevole, ci metto i farmaci, quelle tre condizioni apposta l'ho chiesto, quindi marciando migliore. Insieme rendono, esatto, meno forte l'impatto del virus sulle... Da un maggior vite, numero di persone momento. Guarite, un minor numero di persone sono costrette ad andare in terapia intensiva. Quindi questa è la bella notizia. In realtà la complessità del meccanismo è abbastanza interessante, perché non è un solo elemento che ci fa migliorare. Ma nei questo rende virus. Anche improbabile che il virus riparta? Che il virus riparta? Beh certo, voglio dire, secondo me ci saranno delle zone rosse ancora, lì dove non siamo riusciti a intercettare persone asintomatiche o cosiddette pauci sintomatiche, cioè con pochi sintomi che contagiano. Noi abbiamo calcolato che probabilmente rispetto al numero dei decessi, calcolandoli per 100, per sì, 90, sì, per 80, 3 milioni, abbiamo ancora diciamo 2 milioni. Stretti, 2 milioni. Noi abbiamo 2 necessità di intercettare quello che si è detto all'inizio della trasmissione, molto interessante. Perché altrimenti quelli diventano focolai, sì, nuovi e esatto, da lì può ripartire. Ecco perché noi dobbiamo controllare, si diceva prima, il governo, le regioni, i sindaci hanno l'importante attenzione nei confronti di focolai. Ora, per ora i focolai li abbiamo trovati nelle residenze sanitarie assistite, in alcuni conventi, sì, in alcune comunità, come dire, chiuse. Noi dovremmo riuscire a fare questo lavoro su tutta Italia. Allora diventa importante fare la sierologia, assolutamente. Ma tra l'altro tamponi, sarà mai tamponi, reagenti, individui che lavorano ai reagenti. I famosi tecnici, io lo dico anche perché nel mio istituto abbiamo bisogno di tecnici che facciano sì, questo lavoro. Sì, perché poi appunto noi ci dimentichiamo che nei vari tagli abbiamo eliminato una serie di figure. E che debbano lavorare anche a 24. Giuseppe ci chiama da Varese. Giuseppe. No, quella successiva. Si è sentito. Ah, io doppiavo. Con chi parlo? Buon pomeriggio. Pronto? Sì, parlo con Lino. Lino, sì, sono Lino. Ben trovato Lino, da dove ci chiama? Mi chiamo Lino, il miracolato. Ah, però. Mi sente? La sentiamo benissimo. Ecco, allora io sono stato... sono emozionato. ho fatto un intervento oncologico all'ospedale di Milano Gaetano Pigni. Sì. A Gaetano Pigni, che mi ha rifatto il bacino, mi ha tolto una massa tumorale di 40 centimetri. 8 ore e mezzo di intervento. Dunque, adesso... perché io abito a 30 km dall'ospedale Gaetano Pigni e devo fare la visita di controllo. È preoccupato Lino di andare in ospedale? In ospedale, devo fare, prendere il treno, 30 km col treno. Sì,
sì. Adesso sentiamo che cosa dice il professor Morrone. Secondo me, con una serie di cautele, lei ci può andare, magari prendendo l'appuntamento prima. Adesso però sentiamo cosa dice il professor Morrone. Ma adesso come sta Lino? Devo fare un attacco. Sì, sì, adesso sto, cammino un po' col bastone, però... È un po' affaticato, però mi sembra che la voce sia buona. Ma sono emozionatissimo. Ma che bello. Senta Lino, buona vita. Le auguro buona vita con tutto il cuore. Poi volevo dire una cosa che ho pensato io. Sì. Che è una scemata magari. La dica veloce che così poi devo prendere altre telefonate, prego. Devi dire alla gente di parlare meno, così. Se uno non parla... No, non lascia le papille lì. Le goccioline, lei dice, ce le risparmiamo. Bravo. E in effetti, Lino, talvolta, diciamo, chi di noi non ha pensato parla meno riferito a qualcun altro. Grazie, Lino, per aver chiamato. Grazie davvero, in bocca al lupo, Allora, professor Morrone, questo è un altro tema che ci è molto caro. I pazienti oncologici, chi deve curarsi, chi ha bisogno di frequentare l'ospedale, e sappiamo che a lungo molte persone hanno evitato di andare in ospedale per la preoccupazione di esporsi ad un rischio, no? Adesso Lino dice, io ho fatto un intervento importante, adesso devo andare a fare un attacco, però sono preoccupato. Proprio l'altro giorno un gruppo di oncologi e cardiologi ha incontrato il ministro, perché noi abbiamo circa 10-11 milioni di malati che hanno avuto paura in questi mesi di andare a farsi curare, proprio a causa del Covid. Possiamo tranquillizzare, lui può andare tranquillo, può andare a fare l'attacco senza alcun problema e potrà continuare ad essere seguito dai colleghi che fino adesso l'hanno avuto in cura. Normalmente adesso si tende a fare questo, molti oncologi dopo aver iniziato i vari cicli, le varie terapie, tendono a coinvolgere l'oncologo territoriale. Questo per evitare che ogni paziente sia costretto, durante tutto il ciclo di terapia, ad andare sempre nel centro oncologico di riferimento. Sì. E questo diventa importante. Adesso deve fare l'attacco, è bene che ritorni dagli oncologi e dai chirurghi che lo avevano in cura. Ma dopo probabilmente si dovrà arrivare a fare in modo che, come c'è la medicina territoriale, dei grandi centri oncologici, cardiologici, dermatologici, siano organizzati sul territorio, in modo tale che ci si possano evitare questi problemi. Nel frattempo però mi raccomando Lino, mascherina, esatto, quando sale sul treno, mantenere le distanze dagli altri, è opportuno che lei, diciamo, si riguardi un po' di più rispetto a tutti noi e magari sentire al telefono l'ospedale. Esatto. In modo da arrivare lì e non dover fare l'attesa insieme ad altre persone, no? Anche adesso le sale di attesa si stanno organizzando per avere degli spazi di distanziamento. Però magari una telefonata in più aiuta. Marcella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, mi sentite? Sì, benissimo. Benissimo, ti ho ascoltato attraverso il telefono invece della televisione, è la stessa cosa, dai, tranquilla. La pazienza dei nostri telespettatori. Sì. Volevo chiedere al professor Broccolo, all'inizio di questa pandemia i sintomi erano come quelli di una influenza. Ora con la primavera e con tutti i pollini che ci sono in giro, no? Ci sono delle allergie. Voglio dire, questo virus può dare dei sintomi tipo come le allergie, magari scambiarli per quello? E poi un'altra cosa, professor Broccoli, se lo faccia qualche nemico, non so chi, ma qualcuno ha detto... Molti nemici, molto onore, va bene? Un abbraccio. Grazie Marcella, grazie per aver chiamato, professor Broccolo. Ha ragione signora, sulla seconda domanda rispondo subito che ha ragione, ma penso di dire sempre la verità e quello che penso. Riguardo al raffreddore e riguardo alle allergie che si confondono con i sintomi, sì, si possono confondere, come del resto l'influenza e il raffreddore possono confondersi, però generalmente un'infezione virale, qualche linea di febbre la dà sempre, ecco, questo è già un indice abbastanza significativo. Se invece fosse asintomatico il problema non si pone e quindi prenda come riferimento l'innalzamento della temperatura. Senta professore, approfitto perché prima Geremica le aveva fatto una domanda alla quale non è arrivata risposta. Mi ricordo tutto, Geremica. Va bene. Prima o poi arriviamo.
La domanda era, se non ricordo male, adesso ci hanno detto che il 18 apriamo, almeno vediamo, stanno discutendo di riaprire. Quello che avevamo capito noi all'inizio era che bisognava aspettare di sapere com'era andata in queste due settimane, dal 4 di maggio quindi al 18, e sulla base di quello che era successo in queste due settimane valutare e decidere se aprire o non aprire. Adesso invece è già qualche giorno, quindi non abbiamo aspettato neanche una settimana. Credo che questo fosse il punto, giusto Geremica? Sì, assolutamente. Prego, sì. Broccolo. Beh, allora, la timeline il governo l'ha dovuta fare perché comunque ha ricevuto anche molta pressione, devo dire, no? E quindi l'ha fatta una timeline delle riaperture. Ma a quel che posso comprendere, questa timeline è continuamente sottoposta a verifiche. E quindi, qualora si ripresentassero nuovi casi in regioni, ad esempio, dove non ci sono quasi più contagi, o riaumentassero, è certo. No, però, professore, gliela rifaccio in un altro modo, leggevo, no, la domanda. Per sapere se ci sono o non ci sono nuovi casi, di quanto tempo bisogna disporre? Cioè, basta una settimana, servono 15 giorni? Se ci saranno nuovi casi, quando ci saranno? I nuovi casi stanno continuando. Oggi in regione Lombardia ne abbiamo contati più di 364. No, d'accordo, ma per capire, però, nuovi casi. Professore, scusi, però vengono, come dire, definiti casi eredità del passato. Cioè, noi sentiamo dire... Per capire se questi 15 giorni di riapertura hanno prodotto un effetto. Di quanto tempo abbiamo bisogno? Beh, del passato, ma del passato, dei 3 giorni del passato. Il tampone, il risultato dato oggi alle 18, può risalire a circa 3 giorni fa. E quindi certamente il contagio potrebbe essere di circa una settimana prima, si presume. Tempi di incubazione sono 14 giorni, ecco, ma qua si sta parlando anche di tempi di guarigione, che non sono 14 giorni. Ecco, chiariamo, qui si è sempre fatto, ma non dico in questa trasmissione, ovunque, si è sempre fatto una gran confusione su tempo di incubazione. Tempo di incubazione... C'è poi la guarigione, che non corrisponde a 14 giorni, ma corrisponde anche a 30 giorni per sé. Ma anche a 50 abbiamo visto come in questo studio. Quindi come si fa a dire, no? Quanto dobbiamo aspettare? Dobbiamo solo seguire il trend dei nuovi contagi. Non possiamo dire esattamente... Ma no, pensavamo che ci si potesse dire da questo momento in poi cominceremo a vedere se ci sono delle recrudescenze. No! E nella nostra ingenuità, sia io che Ceremica, pensavamo che ci volessero 14 giorni per vedere se c'erano dei nuovi effetti, anche perché l'hanno detto vari medici. No, rispondo brevemente, non è un'infezione sincrona dal laboratorio, cioè non sono partite tutte al tempo zero, tutte nello stesso istante le infezioni, e quindi possiamo fare un conteggio. Sono partite in modo asincrono, cioè, e quindi non possiamo dare una deadline su questo punto, possiamo solo avere un trend. Vediamo se c'è Liviana al telefono, Liviana chiama da Roma. Ci sono, buonasera a tutti. Ben trovata. Grazie. Ho 2 domande da sottoporre al professor Broccolo. Dal 15 al 23 marzo io e mio marito abbiamo avuto tutti i sintomi del Covid-19. E praticamente lui con una febbre più alta e io probabilmente più bassa perché assumo un cortisone. Nessuno mi ha fatto un tampone, mi hanno soltanto raccomandato di controllare la respirazione a distanza. La respirazione. Poi a distanza di un mese... Il 23 aprile mi sono sottoposta privatamente al test sierologico qualitativo con prelievo venoso, che è risultato positivo sia per le IgM e anche per le IgG. Ho consultato il mio medico curante, che dopo qualche titubanza e mia insistenza, forse più per mia insistenza, mi ha fornito la mail a cui rivolgermi, allegando le analisi. Vorrei polemizzare, ma... Il tampone, Liviana? Sì, vorrei. Il mio medico mi ha assicurato comunque, siamo arrivati a una sintesi, che il 15 maggio riuscirò a fare il tampone, speriamo, perché me lo devono confermare con una mail.
Vorrei cortesemente sapere dal professor Broccolo se ci sarà esito negativo. Avrò comunque la certezza di essere guarita dal Covid o da altro tipo di SARS? Questa è la prima domanda. Sì, l'altra? Signora, avrà la certezza. Se ha la fortuna di fare il tampone il 15 maggio, presumo lei non sia della regione Lombardia, presumo. No, siamo a poco proprio vicino a voi. È di Roma. È di Roma. Esatto. E quindi sì, sarà guarita anche dal punto di vista sia clinico che virologico. Perfetto. Quindi certo, io signora, poi aggiungo, due tamponi negativi sono meglio di uno. Ma già che se ne fanno uno va di lusso, però va bene. E poi qual era l'altra domanda, Liviana? Sarà il caso di fare anche il test negativo per verificare le IgM e le IgG? No, la certezza? È sufficiente il tampone, signora, con il tampone... E se è positivo devo stare altri giorni a casa? Cioè, io sono guarita dal 23, praticamente dal 23. Sì, signora, sì. Se sì. è positiva deve stare ancora a casa almeno 14 giorni e poi fino ai due tamponi negativi. Questo l'ho imparato persino io, diciamo, e su questo non abbiamo dubbi. E al 14 giorno no, aspetti tamponi, Liviana, no? Perché sennò non riesco a prendere altre telefonate. Va bene, vi ringrazio. Grazie a lei, grazie per aver chiamato. Alessio, che succede? Ci chiede Cinzia da Parma, ma prendo questa domanda per prenderne altre, perché è la richiesta che ci fanno in tanti oggi, se il virus si stia davvero indebolendo e si stia cambiando. Vogliono sapere un'opinione del professor Broccolo. Professor Broccolo? Questa è un'informazione che circola, ma che non è appoggiata da dati scientifici. Non ci sono mutazioni descritte ad oggi che ci fanno pensare che il virus si sia attenuato. E ad ogni modo servono molti passaggi, molto più tempo perché si possa credere che si sia indebolito. I nuovi casi che si vedono ridotti da oggi sono dovuti sostanzialmente all'utilizzo delle mascherine, all'utilizzo dei DPI e anche a un titolo virale che sta scendendo perché sta cambiando anche il clima. Il caldo sicuramente interrompe la catena del contagio. E poi c'è anche un altro discorso, l'inquinamento che a febbraio era a livelli altissimi, soprattutto in Lombardia, e questo è un aspetto che va infatti studiato, a mio avviso. L'inquinamento, il particolato, funziona da carrier, da veicolo proprio delle e adesso con il blocco, virali. Con il lockdown, anche da quel punto di vista è fortissima. Esatto, esattamente. L'inquinamento, il PMI è sceso in queste ultime settimane e guarda caso correla molto anche. Allora, io con devo la andare da Arianna contagio. Che chiama da Verona, voglio passare però perché a Geremica abbiamo dato la possibilità di fare la sua domanda a Broccolo, voglio sapere se Celotto e De Manzoni hanno qualche domanda, intanto sento Arianna. Arianna? Buonasera. Ben trovata. Grazie mille. Volevo chiedere al professor Broccolo che se mi spiega bene la differenza, siccome c'è un caos di queste mascherine, la differenza fra quelle idonee delle SFP2 e delle chirurgiche, quali sono quelle non idonee di tutte e due e quelle idonee, perché non vorrei andare via con le mascherine false. A riconoscere le mascherine a norma, dice lei? Sì, perché quelle SFP2, due ne ho chiuse sotto e due con le aperte. E poi i miei genitori sono ultra ottantenni, devono andare via in taxi. È sicura la cosa? Grazie Arianna, adesso sentiamo la risposta del professore, anche se Geremica si era prenotato per rispondere lui. Ma non è vero. Ma non fa l'esperto Geremica, mi dispiace. Ma non è assolutamente vero. Prego professor Broccolo. Rapidissimo, mascherina chirurgica altruista, l'abbiamo definita Tagadà. Sì. Altruista questo è copyright perché Panella, protegge non molto voglio, gli altri ma fare... protegge poco se stessi.
Poi quella invece da egoisti... Mascherina intelligente. Ah, questa è quella intelligente. No, da egoisti non la facciamo vedere, Tiziana. Perché non noi la facciamo siamo vedere altruisti, siamo facciamo di cuore buono. Quelle... Esatto. E mascherina intelligente FFP2, che protegge sia gli altri che se stessi. E la riconoscete perché c'è la sigla KN95... ed è la normativa quella statunitense, oppure la sigla N95, cioè la marcatura cinese, oppure FFP2, che è quella europea. Questo è il modo più semplice per riconoscere. Allora, De Manzoni, lei vuole giocarsi il bonus domanda con il professor Broccolo o col professor Celotto? Ma col professor Broccolo, anche se forse è una domanda che... Vada di telegramma, telegramma anche di Broccolo in risposta... Ma professore, lei sinceramente quanto pensa che una società possa reggere a una situazione come questa senza danni permanenti molto più gravi di quelli che fa il virus? Voglio dire, fino a quando possiamo permetterci una vita di M di questo tipo, continuando a pensare che quello che ci passa vicino, solo perché per il fatto che ci passa vicino ci può contagiare, cosa che a mio modo di vedere è molto difficile, ma che in realtà è il messaggio che sta passando. Guardi, mi trova d'accordo, perché se non moriamo di Covid moriamo di fame, quindi è giusto riaprire, e riaprire in modo graduale e con attenzione, cioè pronti a confinare i focolai con i test. Pronti a confinare i focolai con i test e da settembre disinfezione con tutti i metodi possibili, perché da settembre è probabile, dico probabile, una seconda ondata. Adesso l'estate certamente ci aiuterà. E voglio sentire anche Celotto se ha domande per il professor Broccolo, perché poi il professor Broccolo lo salutiamo, io devo andare in pubblicità, però un telegramma c'è. No, il bonus me lo conservo, ma anch'io sono d'accordo che il bilanciamento fra esigenza sanitaria, esigenza psicosociologica ed economica non può tenere ancora molto, quindi bisogna riaprire con tutti gli strumenti necessari. E magari mascherine, però avendo le mascherine, i tamponi, i test, diciamo non quello, non ci dispiacerebbe per esempio. Lavoro a Roma, ma sono residente in Emilia-Romagna. Quando avrò finito il lavoro, posso tornare in Emilia-Romagna senza fare autoquarantena? Antonella. Aspetta, non ho capito bene. Lavora a Roma, ma sì, è residente in Emilia-Romagna. Quando avrà completato il periodo di lavoro a Roma e tornerà in Emilia-Romagna, nello specifico a Ferrara, dovrà fare autoquarantena oppure potrà condurre uno stile di vita senza alcuna limitazione se non quelle dettate dal buonsenso? Allora, in Italia non esiste al momento l'autoquarantena a livello nazionale, sono le singole regioni a disporla. Quindi, quando tornerà a Ferrara, dovrà capire in quel momento quello che vige in Emilia-Romagna. Però volevo precisare una cosa, perché si è detto di questo intreccio incredibile fra Stato, Regione e appunto, no, anche a questo proposito, Celotto, chiedo scusa, però mi sa che andiamo nella stessa direzione di ragionamento. Sì. Adesso Antonella dice che ritorna in Emilia-Romagna, e più precisamente ritorna a Ferrara. Chi decide se chi torna in regione e poi in città deve fare o non fare la quarantena? Lo può decidere sia la regione che il comune, o solo la regione, o solo il comune, o tutti e due? Prego. Lei vuole fare il gioco delle tre carte, Tiziana? Sì, vorrei provare a fare questa cosina qui. Questa è la carta che vince, questa è la carta che perde. Prego. Esattamente, ad oggi è esattamente così. Però il metodo per chiarire tutto, in italiano si chiama buonsenso, in burocratese leale collaborazione. Cioè dovrebbe essere lo Stato a fissarlo d'intesa con gli enti locali, una volta per tutte. Così evitiamo conflitti e abbiamo chiarezza, perché è giusto che le misure siano differenziate a seconda del differente sviluppo del contagio. Questa è certo la prima regola, chiaramente. Però, giustamente, ci deve essere chiarezza e certezza, perché io in questo momento non so cosa accade in Emilia-Romagna, a Ferrara. Veramente ci sentiamo come l'asino di Buridano, no? Tutti questi suoni, non sappiamo cosa fare. Sì, e effettivamente ad oggi c'è la possibilità che, per esempio, la regione non richieda
un periodo di quarantena se si arriva da un'altra regione, ma il singolo comune sì? Sì, lo potrebbero fare. Cioè, persino questa possibilità. Guardi, faccio un esempio reale sull'attività motoria. Lo Stato aveva detto che si poteva cominciare il 4 maggio, il Comune di Roma ha riaperto i parchi il 4 maggio, la Regione Lazio ha detto il 6 maggio. Ecco. Ed è inspiegabile, no? Allora, Arduino dovrebbe essere al telefono, ci chiama dalla provincia di Frosinone. Sentiamo Arduino, pronto? Ah, no, sì. Buonasera. 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 Vorrei fare una domanda al professore. Prego. Una domanda abbastanza importante, perché siccome da quando è iniziata questa epidemia, cioè da fine febbraio, automaticamente io faccio un commerciante ambulante e automaticamente a noi non ci nomina nessuno, non ci chiede niente nessuno, siamo senza aver ricevuto nemmeno le 600 euro e automaticamente io sono 90 giorni che non lavoro, non ricevo centesimo. Il signor Conte, che noi tutti bene o male lo dobbiamo ascoltare, non ha mai nominato la nostra categoria e siamo 190.000 partite IVA, commercianti ambulanti. Noi abbiamo delle famiglie, abbiamo i figli che devono andare a scuola e sono 90 giorni che non abbiamo nessun tipo di informazione. Allora io al professore le vorrei chiedere, perché è sempre una persona molto gentile con qualsiasi domanda, che se lei gentilmente in qualche modo ci potrà dire di che morte dobbiamo morire. Solo quello vorrei sapere. Arduino è stato molto chiaro. Lei dice siamo 190.000 e siamo dei fantasmi per il governo, la nostra categoria non esiste. Voglio sentire Celotto, effettivamente io non mi ricordo aver sentito di quando gli ambulanti potranno tornare, forse dopo il 2, qualcosa del genere. C'era una norma anche sul suolo, sì, pubblico, però non so se si applichi, prego, anche agli ambulanti. Prego Celotto. Sì, dovrebbe essere fra il 18 maggio e il 2 giugno, a seconda delle varie regioni e dei vari, poi, delle varie normative. Comunque, a me risulta che un ambulante come partita IVA dovrebbe almeno il avere contributo della partita IVA, però loro dicono il, esatto, nostro lavoro, sapere quando però riapriremo, quando potremo ricominciare a farlo. Da quello che ho letto, nel decreto rilancio di primavera dovrebbero esserci anche delle norme specifiche per gli ambulanti come aiuti. Quindi diciamo che se tutto va bene, Arduino, glielo dico io, forse domani, ma forse no, arriva questo decreto e magari lì dentro Celotto trova la risposta e di qui a qualche giorno le sappiamo dare una risposta precisa precisa, giusto Celotto? Esattamente, anche perché poi questi decreti, come già il Cura Italia e come questo che sta per arrivare, non è che fanno una misura generale, ma fanno una misura per i tabaccai, una per, sì, gli ambulanti, sì, l'abbiamo capito, una per gli impianti a fune, e quindi favoriscono noi avvocati di impazzirci nelle leggi, no? Sentiamo Maria che chiama da Foligno, in provincia di Perugia. Maria, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi e grazie per avermi ascoltata. Io vorrei chiedere al professore una delucidazione. Mia figlia insegna a Padova, è una precaria, è un insegnante di sostegno. È arrivata in Umbria prima che succedesse la chiusura, diciamo, di Padova come zona rossa, perché sì, Padova per il carnevale aveva chiuso già da prima le scuole, quindi lei era venuta a trascorrere una settimana in famiglia e poi non è più rientrata. Ora lì noi paghiamo l'affitto per una camera in una casa che non usiamo, ma a prescindere da questo, la ragazza che segue come insegnante di sostegno dovrà sostenere l'esame di maturità. Quindi lei deve tornare a Padova? Sì. Ecco, non sappiamo, sì, se per motivi di lavoro è possibile ritornare, se deve essere la dirigente a richiederla come insegnante in loco e poi se una volta casomai rientrata deve fare la quarantena a Padova, perché non avrebbe senso.
Allora sentiamo, sentiamo il professor Celotto, la vedo, prego, professor Celotto. Sì, allora, comprovate ragioni di lavoro, quindi può sicuramente rientrare, ovviamente se la scuola la richiama, quindi se serve al datore di lavoro può rientrare. In questo momento a me non risulta che il Veneto abbia una quarantena in ingresso, per cui una volta che rientra può rientrare liberamente. E neanche, però neanche l'Umbria, cioè se lei poi torna in Umbria... Come sì, neanche l'Umbria sarebbe la quarantena, credo, in questo momento, in ingresso. Quindi, in linea teorica, per quello che sappiamo noi, non deve fare quarantena né lì né quando torna in Umbria. Certo, altrimenti sta un mese in quarantena. No, appunto, no? Appunto, perché sono, arriva a Padova e fa la quarantena, ritorna da Padova e fa la quarantena. Le isole hanno... E a tal proposito posso porre un quesito a proposito delle isole? Prego Geremicca, diciamo, Geremicca sta approfittando della trasmissione Federico in modo G da Roma. Assolutamente. Federico G da Roma, prego. In Sicilia... chiedo per un amico ovviamente. Certo. Chiedo per un amico, no, faccio un caso generale, sia in Sicilia che in Sardegna. Adesso richiede la barca, è è prevista la quarantena se uno torna per raggiungere il proprio domicilio. Sì, okay? Sì, confermo. A questo amico è stato proposto di andare in Sicilia o in Sardegna per lavoro, è un giornalista come me. Se va per lavoro non deve fare la quarantena, se raggiunge ovviamente, come non la fanno gli autotrasportatori che portano merci e che arrivano. Se invece magistrati, ci... la polizia, perfetto, certo, non fanno quarantena. Se invece ci va, diciamo, per raggiungere... diciamo il suo domicilio, deve fare la quarantena. Perché il virus è furbissimo, distingue. No, dico, è così, scherzo, intanto, e non è un po' strambo? E non è un po' strambo? Certo che è strambo. Sì, questo sembra, quando io ho letto queste misure, mi sembrava che fossimo tornati indietro di 150 anni, quando si votava per casta, no? Sì. Cioè se no, appartenevi a determinate classi potevi votare. Mi sembra che se appartieni a determinate classi non fai la quarantena, no? Sembra quindi il diritto antico, in questo senso. Il diritto del 1800, perché ovviamente il virus no, è uguale per tutti, per cui sia l'autotrasportatore, sia chi rientra al domicilio, sia il magistrato, tutti potrebbero avere il virus. Quindi la quarantena o la fanno tutti o nessuno. Anche e, però, certifichiamo con Celotto che al momento così non è. Non è no. O la fanno tutti o non la fa nessuno, è che alcuni non la fanno. Non la fanno per ordinanza, perché l'ordinanza dei presidenti di regione è chiara ad esentare alcune categorie. D'altra parte il punto di bilanciamento è abbastanza bizzarro, perché se io sono autotrasportatore che arrivo, lascio il carico e torno indietro, sì, se mi faccio la quarantena ogni volta non è la chiaro, può più. È chiaro. Ed è vero anche che per esempio poi molte aziende si sono organizzate, lo dico per la nostra ad esempio, i colleghi che stanno lavorando in zone come la Lombardia, quando ritornano inevitabilmente fanno una sorta di quarantena, vieni il giorno dopo a lavorare in ufficio, anche quindi giornali, anche se non è previsto appunto. Anche quindi poi giornali. Alla fine diciamo, e si trova sempre un modo, ma il modo è perché l'abbiamo trovato sì, noi. Ci siamo arrangiati. Ci siamo arrangiati. Organizzati in qualche maniera. Vittoria chiama da Guidonia, che è sempre in provincia di Roma. Prego Vittoria. È Vittoria? Sì, sono io. Prego, faccia pure la sua domanda. Grazie. Sì, sono io, eccomi. Sì, dottore, vorrei un'informazione, un chiarimento. Io sono proprietaria di un negozio e di tre appartamenti. Negozio è un appartamento, non, negozio è chiuso perché con il coronavirus, l'altro appartamento non mi piago, ho solo due appartamenti che mi pagano, che però io pago un prestito in banca perché ho dovuto mettere un ascensore. Vorrei sapere il 7,40 o l'unico che io facevo, quando si deve pagare, perché io purtroppo adesso i soldi non ce l'ho, non solo, ma l'IMU, il nostro comune, ha fatto una deroga di 15 giorni. Io purtroppo devo pagare sia l'IMU e pago quasi 3.000 euro di IMU e poi devo pagare il 7,40, ma io non ce l'ho. Se non pago, che succede? Le posso chiedere, allora, Vittoria, quanti anni ha? 74. Grazie Vittoria per aver chiamato. No, ho chiesto l'età, Vittoria, perché in realtà ci stanno scrivendo in tante persone, anche non giovanissime, che magari hanno la pensione e hanno la casa affittata. Quindi il tema che pone Vittoria è un tema
assai sentito da un'ampia fascia della popolazione che magari ha appunto il negozio, la casa affittata che al momento non dà nessun tipo di reddito e diventa soltanto una spesa perché Vittorio ha dovuto mettere l'ascensore, sostenere il costo dell'ascensore. E quindi con la sola pensione, se quei soldi non ti entrano più, sarà complicato pagare le tasse. Prego, Celotto. Preoccupazione giustissima. In questo momento sulla tassa dell'IRPEF non abbiamo indicazioni. Dovrebbe essere il decreto rilancio a dircelo, perché l'IRPEF normalmente scade al 30 giugno, per cui bisogna capire cosa accade, anche perché a giugno bisognerebbe pagare l'IVA non pagata a marzo, quindi c'è un ulteriore aggravio per chi paga le tasse. E qui voglio chiedere aiuto anche a De Manzoni, perché questa storia delle tasse rimandate, c'è chi dal principio dice attenzione, perché rimandarle di un mese o due mesi, se poi per due mesi stiamo chiusi in casa, non significa nulla, cioè mi stai prendendo in giro, perché io dove li trovo non è che nel frattempo ho piantato l'albero, no? Però non è così difficile da capire, mi sembra abbastanza intuitivo, no? Anche a me sembrava che fosse intuitivo, e infatti ho pensato che in realtà avessero fatto tutto questo perché così nel frattempo le persone potevano organizzarsi e chiedere il prestito in banca per poi poter pagare le tasse, perché alla fine risultava questo. Poi si sono dimostrati molto più furbi ancora, perché i prestiti non sono arrivati in gran parte e quindi la gente non sono neanche arrivati i soldi per pagare le tasse. È una delle tante storture che abbiamo visto in questo periodo, come quella della Sicilia e della Sardegna di cui si parlava poco fa, e mi rafforza nella mia ipotesi che questo virus abbia colpito particolarmente il cervello, prima ancora che gli alveoli permonari. Alessio, che succede? Una domanda per il professor Celotto che ci arriva via Twitter, l'hashtag all'esperto chiedo. Per noi italiani residenti all'estero, si hanno notizie su quando potremmo tornare in Italia a riabbracciare i nostri familiari? Ecco. Non ci sono notizie in questo momento, però io consiglio sempre di rivolgersi al consolato, all'ambasciata, perché a blocchi di paesi vengono comunque previsti i rientri e sono continuati in tutte queste settimane. Allora, dovrebbe esserci Laura che chiama dalla provincia di Pavia. Chiederei a Laura di essere veloce nella domanda e al professor Celotto di essere veloce nella risposta perché abbiamo i minuti contati. Prego Laura, buon pomeriggio. Veloce, buon pomeriggio. Ascolti, io volevo chiedere al dottor Celotto questo. Mia figlia, dopo 15 anni con il suo ragazzo, due mesi fa è andata a convivere. Abitano a poca distanza da noi e volevo sapere questo. Sono sposati, sono conviventi. Lei può venire a trovare noi come ha già fatto? Può venire anche il suo compagno oppure... Lui può venire, perché diciamo che sono 15 anni che lo conosciamo, c'è anche un'amicizia, come se fosse un secondo figlio. Può venire ma con bello, lei? Che bello Laura, almeno vedi, abbiamo sì, sconfitto il pregiudizio della suocera che ha il cattivo rapporto col genero. No, sono una suocera moderna, ma sono moderna. Allora, la risposta di Celotto, può andare la figlia insieme al fidanzato, compagno, chiamiamolo come vogliamo, a trovare i suoceri? Un esempio ammirevole di affetto stabile, di congiunto, quindi può andare sicuramente. È congiunto! Hai visto il pasticcio che hanno fatto in Inghilterra? Hanno fatto una roba, un pasticcio simile al nostro, quello dei congiunti. La regola dice puoi andare, i figli possono andare a trovare i genitori, però non possono essere mai più di due. Quindi devi vedere separatamente prima il papà e poi la mamma. Stanno correggendo la norma. Vabbè, quindi non siamo gli unici a fare pasticci. Sta succedendo ovunque di tutto.